Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è 1000 euro. Chi trova un collega trova una sorpresa. È l'annuncio fatto da Auto Guidovie, che ha invitato i propri dipendenti a segnalare dei professionisti dall'esterno. Nel caso in cui il professionista verrà assunto, ecco che al dipendente sarà dato un credito in welfare di 1000 euro. E il reclutamento attraverso quello che si dice il passaparola fa bene all'azienda e ingaggia i dipendenti. La seconda parola chiave della settimana è azzera bollette. 2700 euro di premio per i dipendenti del gruppo Prada. Questo premio permetterà ai dipendenti di azzerare le bollette pagate nel 2023. Dunque, lieto fine d'anno per i 4000 collaboratori che operano in Italia del gruppo Prada, che come sappiamo è nato proprio a Milano 110 anni fa, 1913. La terza e ultima parola chiave della settimana è pausa pranzo. E se l'azienda, la nostra azienda, ci desse la possibilità di trascorrere la pausa pranzo al Castello Sforzesco piuttosto che al Pol di Pezzoli? L'idea arriva da uno studio pubblicato in Inghilterra da due ricercatrici. Secondo questo studio, pensate un po', mezz'ora d'arte riduce lo stress accumulato in 5 ore d'ufficio. Dunque, a Milano ci sono tanti splendidi luoghi d'arte. E allora, perché non permettere ai propri dipendenti di passare mezz'ora in questi splendidi musei? Chissà che a questa domanda, questa nostra domanda, rispondano in tantissime aziende milanesi. Buon lavoro a tutti!